Primo e 2 novembre Teramo ospita Curiosando, il mercatino dell'antiquariato. Sì, abbiamo puntato sulla qualità di uno dei mercatini più importanti d'Italia del settore, che insomma va su piazze importanti come Cortina d'Ampezzo ed altre città. Ci saranno espositori da tutta Italia e quindi ci saranno comunque degli utenti che proverranno da diverse regioni d'Italia e verranno a visitare la nostra città. Abbiamo fatto questa scelta proprio puntando sulla qualità, che ci permette di accogliere nella nostra città utenti provenienti da tutte le regioni. Il mercatino si terrà in Piazza Martiri della Libertà tutto il giorno dalle 10 di mattina alle 8 di sera. Sì. Concluso il mercatino, domani ci incontreremo con i ristoratori del centro storico, vogliamo dare un'offerta enogastronomica del territorio. Vogliamo approfittare cioè di tutti gli utenti che arrivano proprio per far assaggiare i nostri piatti e dare una possibilità a queste persone magari di tornare a Teramo anche per altri motivi. Quello che vedete è un volantino elettorale del 1952 ed è solo una delle tante curiosità che si troveranno al mercatino. Venire al mercatino e scoprire appunto le tante curiosità, tanti libri di storia locale, di cultura, di tradizioni, di usanze, di folklore, antropologia, eccetera, che si possono vedere solo al mercatino. Tra l'altro questo è uno dei mercatini più importanti d'Italia. Beh sì, noi partiamo con un numero piccolo, diciamo relativamente piccolo, 60 espositori, perché abbiamo selezionato molto e poi speriamo che cresca. Questo mercatino non è solo l'occasione per gli amanti del genere di fare degli acquisti importanti, ma anche l'occasione, come nel caso di questo volantino che abbiamo visto, anche di imparare un po' quella che è stata la nostra storia. Esatto, il mercatino è una grande opportunità per chi ama la propria storia, perché lì puoi trovare oggetti, libri, stampe, foglietti, documenti unici. Non è che lo puoi comprare altrove, non c'è. Solo lì, quando svuotano soffitte, cantine, biblioteche, puoi trovare qualcosa di interessante. Però io dico che per trovarla devi amare la propria storia. Chi non ruspa non troverà mai niente.